Le prego per 10 minuti in facoltà. Sì, grazie Presidente. Come sapete tutti, colleghi, io sono una persona sempre abbastanza realista, che non ama gli annunci, i proclami, però va detto onestamente, sono dati oggettivi, che il percorso intrapreso ormai 3 anni fa, di risanamento e rilancio dell'azienda ATAC, dell'azienda di trasporto pubblico, è un percorso che tra mille difficoltà, non ultima quella dell'emergenza Covid che ancora tutti noi stiamo vivendo, però un percorso che è sulla buona strada, in senso sia metaforico ma anche diciamo così concreto. L'azienda ATAC va ricordato, ma ripeto, non sono un amante del passato di dare la colpa a qualcun altro, però sono dati. L'azienda ATAC l'abbiamo trovata nel 2016 in grossissima difficoltà. Davanti non è che avevamo molte strade, quindi anche un pochino per rispondere anche se indirettamente all'intervento di chi mi ha preceduto, perché le alternative erano o far fallire ATAC, e non penso che il servizio ne avrebbe giovato, o ricapitalizzare l'azienda, ma sarebbe stato molto difficile sia per un discorso di risorse economiche da inserire, sia per un discorso normativo, vedi il testo unico delle società partecipate, e poi soprattutto perché era già stato fatto per 10 anni. Se ricapitalizzo ATAC ma senza un piano di rilancio, di risanamento concreto, se vogliamo anche blindato da un tribunale, quindi da un soggetto terzo che te lo fa rispettare volente o nolente, probabilmente sarebbero stati i soldi dei contribuenti gettati dalla finestra. Ho fatto questo cappello perché ovviamente il provvedimento che ci apprestiamo a votare, il diritto di usufrutto tra Roma Capitale ed ATAC, di usufrutto a titolo oneroso, tra Roma Capitale ed ATAC per gli autobus acquistati attraverso piattaforma Consip, circa 328, che grazie a questo provvedimento, grazie al nostro voto, potranno cominciare a circolare le nostre strade, è sicuramente un tassello importante nel percorso di rilancio e risanamento dell'azienda. Ricordiamolo, 227 autobus sono stati acquistati lo scorso anno, sempre su piattaforma Consip. ATAC è in corso una gara per 100 bus ibridi. Nell'ultima variazione di bilancio abbiamo inserito altri fondi che dovrebbero andare ad acquistare circa un centinaio di altri autobus il prossimo anno tra 12 e 18 metri. Ci sono stati gli autobus a noleggio, i 38 autobus a noleggio che sono entrati in servizio all'inizio del 2019, quelli bianchi, i minibus elettrici revampizzati. Quindi insomma un'azione sicuramente, sicuramente importante. Ovviamente io sono una persona molto realista, chi mi conosce sa che prendo l'autobus tutti i giorni, spesso. Con piacere devo dire, ancora nessuno mi insulta sull'autobus, ma anzi tutti i cittadini che incontro mi trovo a parlare con loro in maniera abbastanza piacevole, serena e pacata. Quindi chiaramente non mi sogno sicuramente di dire che il servizio è eccellente e noi siamo una città del nord Europa, però ci stiamo avvicinando con passi concreti verso quell'obiettivo. Ovviamente, forse può sembrare ridondante farlo, ma è bene ricordare che il percorso di concordato è stato un percorso comunque intrapreso e che sta andando avanti grazie a un lavoro di squadra importante con il nostro Dipartimento Mobilità, con il Dipartimento Partecipate, gli assessori competenti, i vertici dell'azienda passati e presenti, ovviamente tutti i lavoratori che ogni giorno portano avanti il servizio, ma anche qui siamo andati in loro supporto. Recentemente è stato sbloccato il piano assunzionale che prevede un rinforzo di circa, vado a memoria, 300 autisti, un centinaio di operai, quindi insomma tasselli importanti, colleghi, per il risanamento dell'azienda. Quindi penso su questo dovremmo essere tutti felici, perché poi a me spiace, mi dilungo un pochino Presidente, ma tanto siamo in discussione generale, quindi lo suggerisce il termine, poi ero un po' in astinenza di interventi in aula, devo dire. E spiace poi quando chiaramente le difficoltà della città, le difficoltà della città di Roma debbano diventare oggetto, ma neanche di conflitto politico, quasi di tifo da stadio, quindi si gioisce se c'è un problema a Roma, ma vale anche al contrario, quando magari si fanno confronti in negativo con altre città italiane. Quindi spiace che ATAC spesso sia bersaglio, un pochino si dice sparare sulla Croce Rossa, talvolta di una polemica politica abbastanza sterile, ma devo dire sono contento e orgoglioso che noi alla polemica
politica rispondiamo con i numeri e con i fatti, che poi è sicuramente l'aspetto più importante anche per chi ha l'onore e l'onere di amministrare questa città. Quindi, Presidente, chiudo veramente sintetizzando, nessuno pensa che ancora il servizio sia ideale, ma stiamo avvicinando a quell'obiettivo e con dei tasselli importanti. Sicuramente questi 327 autobus che entreranno in servizio aiuteranno e di molto a migliorare il servizio per gli utenti della nostra città. Grazie.